le proviam Satanas. Sandro e quello d'infido ambarcam porta spas. Lasso dai punti al l'amore ant l'esistenza, anas an libertà. Torino, una città che ha fatto gran parte della storia dell'Italia moderna. Una città del nord, riservata, persino un po' fredda a vederla così, con i suoi viali alberati e i corsi che si intersecano ad angolo retto, il traffico ordinato. Eppure, questa è una città che ha vissuto in anni recenti drammi profondi, dovuti alla propria inadeguatezza ad affrontare le grandi ondate immigratorie dei decenni scorsi. Torino è oggi impegnata a ricucire smagliature e ferite profonde, come quelle inferte dal terrorismo negli anni 70. In questa città, dove per tanto tempo hanno vissuto, con scarsa possibilità di comunicazione, centinaia di migliaia di italiani, tra loro diversi per cultura e tradizioni, noi dell'AIX partecipiamo, con l'impegno dei nostri operatori sportivi e culturali, dei nostri circoli, al grande sforzo che tutta la città compie per portare a termine un processo di integrazione difficile e laborioso. Lo sport è qui a Torino il settore portante dell'associazione, quello che ci permette di coinvolgere il maggior numero di persone e che dà all'AIX una larghissima base popolare. Fra le molte discipline sportive che l'AIX torinese promuove, un ruolo preminente spetta senza dubbio al calcio. Più di 120 società disputano i campionati e i tornei dell'AIX, diretti da oltre 50 arbitri e supportate da una impeccabile organizzazione tecnica. Ai nostri arbitri va un particolare ringraziamento. Sono tutte persone che, per amore dello sport, prestano la loro opera sui campi molte volte pressoché impraticabili, spesso privi di spogliatoi o di altri servizi. Quello arbitrale, ci teniamo a dirlo, è un settore che merita grandi sforzi. Per assicurare continuità all'attività calcistica, ogni anno organizziamo due corsi per la formazione di nuovi direttori di gara. Un'altra disciplina sportiva in gran parte ancora da scoprire è costituita dal calcetto. Per i praticanti di questo nuovo sport, già da 2 anni organizziamo tornei che si svolgono nell'impianto del Palazzo a Vela. Ragazzi, ma anche tanti adulti, si accostano con entusiasmo a questa disciplina per molti versi simili e per tanti altri così diversa dal calcio. Coerentemente al concetto a cui da sempre ci ispiriamo, lo sport come servizio sociale, nel calcio come in tutte le altre discipline puntiamo essenzialmente alla promozione e alla partecipazione del più ampio numero di persone, quindi non soltanto i giovani ma anche gli adulti e gli anziani. Così è per la pallavolo, la pallacanestro, il nuoto, le bocce, le arti marziali, cui si riferiscono queste immagini riprese nella palestra di un nostro circolo. La pesca, il pattinaggio su ghiaccio, l'atletica leggera, le corse podistiche su strada, il ciclismo, lo sci, il tennis e l'equitazione. Sport quest'ultimo che nei limiti del possibile cerchiamo di popolarizzare,
di rendere accessibili a giovani che non dispongono di grandi mezzi economici. In molte di queste discipline abbiamo organizzato manifestazioni non solo a carattere provinciale e regionale, ma nazionale e talvolta internazionale, oltre ad alcune edizioni di campionati nazionali AIX. Alcuni nostri circoli possono vantare l'appartenenza di campioni che detengono titoli AIX a livello nazionale, atleti di cui siamo orgogliosi, ma non più di quanto siamo orgogliosi per ognuno dei ragazzi, uomini, donne, anziani che partecipano ad uno qualsiasi dei nostri corsi di nuoto o di ginnastica. Questo perché riteniamo l'agonismo, se ben interpretato, un mezzo di formazione e di educazione fondamentale, ma ci interessa ancor più lo sport come partecipazione, come momento di aggregazione sociale. Sport insieme è la sigla che riunisce le attività di promozione che l'AIX ed altri enti svolgono a Torino. Ai nostri corsi partecipano, accanto a 3.000 ragazzi, adulti e anziani, circa 200 nostri istruttori. Anche l'impegno a qualificarli è parte importante del nostro lavoro. Lo facciamo organizzando corsi e stage di aggiornamento. Fra gli altri, hanno assunto importanza particolare, e non limitata ai soli nostri operatori, gli stage sulla psicomotricità. Anche le attività culturali promosse dalla nostra associazione stanno registrando a Torino un notevole impulso. Si tratta di un settore relativamente nuovo, anche se già negli anni passati abbiamo varato iniziative che hanno suscitato l'interesse e l'apprezzamento del pubblico e della critica. Di recente abbiamo però potuto moltiplicare le nostre iniziative sulla base di un programma molto meditato, finalizzato più alla qualità e alla organicità degli interventi che alla quantità, grazie anche al costruttivo rapporto di collaborazione instaurato con gli enti locali piemontesi. La musica jazz e la musica blues costituiscono il più tradizionale e il più significativo settore di attività culturale dell'AIX torinese. Dizzy Gillespie, Jerry Mulligan, McCoy Tyner, Miles Davis sono i grandi della musica afroamericana che hanno suonato nei nostri ultimi concerti, richiamando folle di appassionati. Ma al di là di questi momenti di grande richiamo spettacolare, il nostro settore musicale si articola in un ventaglio di interventi che vanno dai corsi di base agli stage per musicisti della musica classica, al blues, al rock. Molto significativa è la nostra presenza anche nel settore teatrale. Qui vediamo all'opera gli animatori del centro culturale Sala degli Intradossi. Questo collettivo, riunito in cooperativa, che può vantare una lunghissima e collaudata esperienza, oltre che un alto livello di professionalità, dispone di una propria sala e produce e realizza un cartellone fitto di appuntamenti teatrali, destinati non soltanto agli adulti, ma anche al folto pubblico degli studenti piemontesi. La cooperativa Teatro Z dà vita a corsi di dizione, recitazione, trucco e di realizzazione di costumi e maschere, come queste che state vedendo nel film girato durante un'esercitazione. I programmi che l'AIX realizza nel settore dello spettacolo sono completati da dibattiti e conferenze. Ad esempio, negli ultimi mesi abbiamo affrontato temi quali la crisi del cinema, la funzione rieducativa della cultura,
o altri argomenti di carattere storico che contribuiscono anche a migliorare la preparazione dei nostri operatori culturali. Il laboratorio cinematografico che ha realizzato questo film è un'altra delle proposte culturali dell'AIX torinese. Vi opera un gruppo di cinefili che ha già dato vita ad un concorso per amatori cui hanno partecipato numerosi autori. Il programma d'attività di questo settore prevede l'organizzazione di corsi per poter dare a chi lo desideri gli strumenti tecnici necessari alla realizzazione di film. Un quantitativo enorme di opere arrivate, si parla di centinaia di opere, 500-600 poesie. Amico Orlandella, che da bravissimo organizzatore insieme all'AIX ha organizzato questa serata, questa giornata con voi. Prima di iniziare la premiazione vera e propria, la giuria ha ritenuto opportuno conferire Antonio Polino. Ancora per quanto riguarda le arti visive, i pittori associati all'AIX sono riuniti nel Centro Culturale L'Archivolto, che svolge un'intensa attività espositiva autogestita dagli artisti, sia presso la propria sede che presso sedi interne, con iniziative collaterali di supporto. È stato proprio un premio di pittura, scultura, grafica e poesia, indetto per celebrare il centenario di Giuseppe Garibaldi, a far registrare un'altissima partecipazione, centinaia di autori, a indurci ad una riflessione sul vasto interesse popolare per questa attività che intendiamo in un prossimo futuro sviluppare in modo più organico. Spettacolo, passiamo nel vivo dello spettacolo. L'Italia vorrà, in quel giorno dell'onte lavacro, chiederanno alla storia i nepoti, chi l'infamia vergava dei voti, chi il baracco. La premiazione del concorso, cui sono intervenute diverse autorità, è avvenuta nel corso di uno spettacolo cui hanno dato vita gruppi di majorette, bande musicali e altri artisti. Tony Sant'Agata ha colto l'occasione per proporre al pubblico torinese alcuni testi poetici inediti di Garibaldi, musicati dallo stesso cantautore pugliese, autore di una ricerca incentrata sugli scritti lirici dell'eroe dei due mondi. E a Tony Sant'Agata io ho dedicato questo libro. A Tony Sant'Agata ho portato oggi a Torino la bellezza, il calore e il sentimento della Puglia, riscaldando l'inverno torinese e anche i nostri cuori. Con affetto. Chiederanno alla storia i nepoti, chi l'infamia vergava dei voti. Anche quella delle feste popolari è una tradizione dell'AIX torinese, come quella che vi proponiamo in queste immagini riprese al Palazzetto dello Sport,
cui hanno partecipato migliaia di persone e centinaia di musicisti, majorette, atleti, ballerini si sono esibiti in clima di grande amicizia e simpatia. Il pubblico di questi spettacoli è completamente diverso da quello dei grandi concerti cui accennavamo prima. Esso è composto in larga misura proprio dalle fasce più popolari dei nostri associati e dalle loro famiglie. Un pubblico che non va a teatro, va poco al cinema, quasi mai ai concerti e che vede tanto la televisione. Avvicinarli a forme di spettacolo dirette ha, secondo noi, non solo un valore socializzante, ma rappresenta una valida forma di promozione culturale. Siamo alla Cascina Brero, nel parco regionale della Mandria. I bambini sono allievi di una scuola torinese che, come molte altre, partecipa alle settimane verdi realizzate dall'AICS per conto del Comune di Torino. I ragazzi vengono alla Mandria con i loro insegnanti e, guidati dagli animatori dell'associazione, imparano a conoscere la natura dal vivo, a riconoscere le foglie, a distinguere le impronte degli animali del bosco. Lo studio, quindi la natura, e l'attività fisica e sportiva trovano qui modo di fondersi, lasciando ai ragazzi il ricordo di un'esperienza che sarà indimenticabile. E dal comune, e rientra in un programma estivo che prevede anche soggiorni marini, corsi di equitazione ed altre attività a cui l'AICS dà vita impegnando numerosi soci animatori. Durante i mesi di vacanza scolastica, al Brero arrivano gruppi di ragazzi da tutta Europa e dai paesi del Mediterraneo che partecipano a scambi con ragazzi italiani. Infine, occorre ricordare l'attività del settore turismo dell'AICS, che cura un programma annuale di gite per soci, quasi tutte aventi per obiettivo città di grande interesse artistico. Queste immagini sono state riprese durante una gita a Parigi. Questo settore, oltre al programma turistico suo proprio, svolge anche attività di consulenza tecnica ed organizzativa per tutti i circoli AICS che intendono organizzare viaggi per i propri soci, mettendo a disposizione la competenza e le agevolazioni concordate con alberghi, società di autotrasporto, ristoranti. Però non si limita soltanto alla partita sportiva e alla
Insieme per costruire il futuro. È lo slogan del nostro sesto congresso ed è anche una sfida da lanciare contro i rischi del riflusso. Sappiamo che per costruire il futuro occorrono forze ben superiori alle nostre. Tuttavia, stimolare a stare insieme dovrebbe essere la nostra specialità. In questi anni abbiamo tentato di dare occasioni un po' a tutti. Sport, turismo, spettacoli, iniziative specifiche per i ragazzi delle scuole e per gli anziani. I cittadini di Torino hanno risposto bene, sfatando il mito di una città difficile e chiusa. Questo breve filmato documenta alcune delle attività. Ve ne sono altre, anche molto importanti, che non dimentichiamo. Vogliamo però guardare al passato il minimo indispensabile che ci consenta di lavorare meglio per il futuro.